grande vettore comunicativo, il grande contenitore entro cui vorremmo tutte le iniziative di comunicazione, di formazione, di informazione, di orientamento a proposito del mondo del lavoro. E quello che a noi interessa è trovare nuove partnership. Questa sera ne annunceremo qualcuna. Siamo in un momento di grande apertura, per questo che non abbiamo voluto dedicare questo incontro solo alle tre organizzazioni, CISL Emilia Romagna, Milbanca e Teatro dell'Argini, che partecipano questa sera e che parteciperanno lungo tutto il progetto che riguarda le scuole che andiamo a presentare subito dopo, ma abbiamo voluto aprire ad un po' di amici che potranno poi affiancarci anche in altre iniziative, ed è per questo che il momento clou per noi di questa occasione sarà poi l'aperitivo, insomma, diciamolo. È quello a cui abbiamo, non tanto perché vogliamo mangiare e bere qualcosa di buono, ma proprio perché vogliamo conoscerci, iniziare a fare quella fase che è davvero informale, davvero preliminare, ma necessaria ad ogni progettazione. Allora, io direi però di partire subito con quanto andiamo a raccontarvi questa sera, ossia un progetto che nasce, che si rivolge alle scuole. Percorso partecipativo che la Regione Emilia Romagna ha promosso verso gli under 35 della Regione, coinvolgendone quasi 2300 nel 2021, come prova zero, complimenti, voglio dire, un ottimo risultato. Abbiamo qui non a caso anche l'assessore Colla e la dottoressa Vingozzi, che oggi interviene proprio per le politiche giovanili della Regione Emilia Romagna. Abbiamo conosciuto come CISL Emilia Romagna ragazze e ragazzi del Teatro dell'Argine all'interno di questo percorso di partecipazione, dove emergeva un grande bisogno di orientarsi sul mercato del lavoro, perché insomma non è un mistero, lo sappiamo bene che le cose vanno cambiando e vanno cambiando a una velocità impressionante, per cui il fatto di poter accompagnare questo cambiamento passando per quello che può essere un alleato, che è un alleato indispensabile per chi voglia ambire a questo compito difficile dell'orientamento. L'alleato è l'autocoscienza di ognuno, il fatto che ognuno faccia scelte consapevoli, informate, per cui ci siamo davvero affacciati a questo mondo di Teatro dell'Argine direi proprio partendo dal basso con i bisogni e il desiderio di dare una risposta. La risposta la raccontiamo questa sera, la risposta che parte a settembre. Intanto direi che la parola va subito a Filippo Pieri, segretario generale di CISL Emilia Romagna, per raccontarci un po' qual è la prospettiva di un sindacato, perché si guarda al teatro, perché si guarda una partnership anche con un altro grande partner di questa esperienza che è Emilbanca. Prego Filippo. Buon pomeriggio, anzi ormai buonasera. Adesso Lorenzo mi ha dato un compito, farò molto meno di quello che tu mi hai detto, hai visto anche il contesto e il tempo che abbiamo a disposizione. Però devo dire che c'è un particolare emozione questa sera nel presentare questo progetto. Lorenzo ha già detto diverse cose, io dall'inizio del mio mandato in questa segreteria regionale quello dei giovani è stato uno dei temi, degli obiettivi che ci eravamo posti di sviluppare. Questo progetto, visto proprio le sue prime mosse, diciamo così, ancora nel 2019, quando abbiamo fatto la nostra assemblea organizzativa, dove il tema dei giovani è entrato in maniera molto forte. Poi devo dire, eravamo pronti nell'abbozzare la prima parte del progetto nel 2020, ma poi sappiamo tutti quello che è successo, la pandemia che ci ha travolto. E però forse alla fine, devo dire, al di là di tutti i disastri della pandemia che ha fatto, in questo caso ci ha permesso di avere questa pausa che ci ha portato poi ad una sorta di rigenerazione, diciamo così, di nuova linfa con il progetto Youth che ha ricordato Lorenzo, quello promosso dalla Regione. E quella per noi è stata una grande opportunità, perché come CISL ovviamente abbiamo aderito, ci siamo... Era un progetto che avevamo nel cassetto assolutamente. No? Delle scuole. E devo dire, con il progetto Youth sono entrate in campo quelle relazioni, quelle nuove relazioni che permettono di arrivare oggi a questa proposta di hashtag Spazio Lavoro. E quindi da questo punto di vista veramente nasce questa nuova collaborazione, questa importante collaborazione con alcune altre realtà giovanili
della nostra regione, dei nostri territori. Come CISL ormai abbiamo costituito da tempo questo gruppo giovani che appunto ha proprio anche questo compito di interfacciarsi, perché non interessa a noi fare il gruppo dei giovani della CISL che parla ai giovani della CISL, sarebbe molto riduttivo e non porterebbe a niente. Quindi anche in questa logica che diceva Lorenzo di apertura, questo progetto che è promosso dalla CISL però è aperto a tutti e a tutte, quindi oggi credo che sia un esempio importante. Oggi lo presentiamo, poi la parte diciamo così più realizzativa arriverà nell'autunno, magari con qualche grado in meno visto le temperature atmosferiche di oggi, ma ahimè quando inizieranno le scuole, perché in particolar modo almeno questa parte del progetto, poi il progetto giovani, cioè diciamo i nostri giovani non si fermeranno a questa prima esperienza, ne arriveranno delle altre, anche di altre nature, però questo ecco sarà un progetto che andrà nelle scuole per parlare ai giovani, ma soprattutto per parlare insieme ai giovani e far parlare i giovani. Quindi non abbiamo questo, diciamo, esclusivamente questo obiettivo di divulgazione, ma di coinvolgimento e partecipazione, che è fondamentale. Poi dopo vi spiegheranno meglio, io i dettagli non li conosco, e Lorenzo e gli altri protagonisti che hanno messo in piedi questo bellissimo progetto vi spiegheranno i dettagli. Però credo che abbia veramente alcuni elementi importanti di innovazione che possono veramente far sì che i giovani siano protagonisti in questo progetto. Tante persone, politici ma non solo, parlano di giovani, parlano tanto di giovani in questo periodo, in una proiezione futura si dice sempre i giovani sono quelli che nel futuro, per noi i giovani invece sono il presente, devono essere il presente. Perché se li parliamo sempre di futuro, poi arriveranno degli altri giovani che saranno il nuovo futuro. Quindi i giovani per noi oggi sono il presente di oggi, e per questo ci dobbiamo occupare di giovani, dobbiamo farlo noi come sindacato, lo devono fare le istituzioni, e ringrazio Vincenzo Colla, che è l'assessore regionale, che poi ovviamente ci dirà qualcosa. L'abbiamo fatto anche insieme, mettendoli al centro, un pezzo del progetto del Patto per il Lavoro per il Clima è proprio rivolto ai giovani, con temi delle competenze, ma non solo, poi lui è più bravo di me, lo dirà, lo racconterà meglio. Però ecco, questo deve essere il nostro impegno di questa fase, ma anche dei prossimi progetti che metteremo in campo. Io la chiudo qui perché veramente non sta a me illustrare il progetto, io vi ringrazio veramente la bella partecipazione di questa sera, è un momento un po' informale, poi è chiaro che la parte concreta del lavoro, quindi della realizzazione del progetto, avverrà ad ottobre con questi importanti appuntamenti. L'unica cosa che dico, non saranno i soliti incontri che molte volte vengono fatti di un'ora ad andare in una classe e spiegare cos'è il lavoro, diritti e doveri e cosa fa il sindacato. No, saranno ben 20 ore, quindi 10 appuntamenti di 2 ore, dove i giovani appunto saranno protagonisti di questi appuntamenti. E infine, questo progetto, una parte di questo progetto si trasformerà anche in un progetto di alternanza scuola-lavoro, TCO come si chiama adesso. Queste sigle complicate, quindi per appunto riconoscere anche una formalizzazione di questo progetto. Quindi credo una cosa innovativa anche per noi come sindacato, è la prima volta credo che lo facciamo, una sfida che però vogliamo provare a portare avanti insieme con le realtà che sono presenti qui oggi, quindi il Teatro dell'Argine e il gruppo giovani di Emilbanca, ma anche le altre realtà che piano piano si stanno avvicinando, qualche fondazione, e soprattutto voglio ringraziare le scuole che hanno accettato questo nostro progetto e che insieme vorremmo portare avanti. Grazie e grazie a tutti. Grazie, grazie Filippo. Allora, in questo caso si direbbe invito a guadagnare il palco, siamo nel sottopalco, invito a guadagnare il sottopalco l'assessore Colla e insieme anche ad Alessandro Ferrari di Emilbanca e a Jessica Bruni di Teatro dell'Argine. Posso togliere la giacca? Può assolutamente, sì. Anzi, voglio dire, è un atto di stoicismo averla anche indossata con le temperature di oggi. Ecco. Ecco, e dicevo anche la dottoressa Mingozzi per le politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna. Allora, che cos'è spazio lavoro in questa sua prima declinazione scolastica? Allora, per noi è innanzitutto come CISL Emilia-Romagna è una prova zero.
mentre Milbanca e Teatro dell'Argine sono già rodate nei percorsi, sono organizzazioni già molto rodate nei percorsi nelle scuole. Noi incominciamo oggi e quindi la volontà è quella di fare un tentativo e poi giudicarlo, trovare anche dei margini di miglioramento. Il percorso si struttura così, ve lo dico molto semplicemente, poi dopo certamente Jessica sarà più brava di me a raccontarlo per filo e per segno. Abbiamo una prima parte di lezioni frontali dove cercheremo di spiegare tutti i temi, mi chiamo senza soverini, dove cercheremo di raccontare tutti i temi che pensiamo possano essere utili ad accompagnare il cambiamento. Cercheremo di farlo nel modo meno frontale possibile, possiamo dirla così, Jessica, no? Per evitare di risultare noiosi. Successivamente ci sarà un momento di restituzione dove saranno i ragazzi a creare quella che è una vera e propria campagna di comunicazione che andrà sui social, quindi quando diciamo protagonismo giovanile, poi cerchiamo di dare una risposta che sia davvero in questo senso, in modo da allargare la platea con una campagna di comunicazione che sarà a tutti gli effetti peer-to-peer, quindi pensata dai ragazzi per i loro coetanei. Cercheremo di fare in modo che questa campagna guardi davvero quelle che sono le loro aspirazioni, le loro priorità e in qualche modo ne intercetti l'interesse, perché sappiamo che per cercare di comunicare qualcosa con efficacia, prima cosa è intercettare l'attenzione dell'interlocutore. Ovviamente, siamo in una fase dove cercare di fare orientamento non è facile, perché siamo in una fase di grave incertezza. La pandemia ci ha dimostrato che qualcosa che tutti ritenevamo impensabile, inimmaginabile, poi è accaduto. La guerra attorno all'ambiente dei confini europei, abbiamo due grandi transizioni, l'assessore Colla se ne occupa quotidianamente, quella ecologica e quella tecnologica, che avranno un impatto sul mercato del lavoro. Quindi, insomma, orientare è un compito complesso, per questo abbiamo cercato energie e spunti anche al di fuori del perimetro CISL. E io lascio subito la parola per questo a Jessica Bruni, del Teatro dell'Argine. Grazie Lorenzo, hai detto tutte cose giustissime. Noi siamo felici di partecipare e iniziare con voi questo progetto, che nasce soprattutto da un'esigenza che abbiamo riscontrato durante il recente progetto politico-poetico, un progetto di teatro e cittadinanza attiva che ha coinvolto tra il 2020 e il 2021 oltre 800 adolescenti delle scuole secondarie di secondo grado di Bologna città metropolitana. Facendo questi percorsi di teatro, appunto cittadinanza attiva, sui temi dell'Agenda 2030, ci siamo resi conto come tra molti ragazzi e ragazze tra i 14 e i 20 anni, ma soprattutto nell'età di 16, 17, 18, 19, quindi in avvicinamento all'uscita dall'istituto scolastico, era veramente sentito il tema del lavoro, questa necessità di conoscere che cos'è il lavoro, come è strutturato, a che cosa si va incontro, perché spesso si pensa che usciti dalla scuola superiore, scuola secondaria di secondo grado, ci si butta immediatamente all'università. Invece non è per tutti così, perché abbiamo avuto modo di lavorare anche in istituti tecnici, in istituti professionali, in cui è sentita veramente la necessità di conoscere cosa li aspetta dopo la scuola secondaria di secondo grado. E quindi questo progetto ha un obiettivo molto importante, cioè in primis, come diceva Lorenzo in una prima parte, di conoscere qual è il mondo del lavoro, quali sono le dinamiche oggi, che soprattutto non sono quelle di due anni fa, come ci si rapporta, come ci si relaziona a questo mondo, come ci si presenta, come ci si affaccia. In una seconda fase cercheremo di raccogliere queste informazioni, quindi dopo una prima parte informativa, e cercare di raccontarle all'esterno, cioè raccontarle ai coetanei, perché i protagonisti saranno appunto ragazzi e ragazze dai 14 ai 20 anni. Quindi cercare di raccontare il mondo del lavoro ai propri coetanei, proprio per essere pronti all'uscita. E come si fa questo? Innanzitutto, come giustamente ha detto, non in maniera frontale. E qui ci aiuta il teatro ci aiuta a rompere la frontalità, ci aiuta a creare condivisione, conoscenza, a indagare quelle che sono le tematiche, le emozioni, i sentimenti e i pensieri di oggi. Quindi, in primis, questo, rompiamo la frontalità. In secondo luogo, come lo raccontiamo ai nostri coetanei?
dobbiamo cercare di parlare la stessa lingua, che non è magari quella che parlo io, che non è magari quella che parlate voi, e quindi la comunicazione peer-to-peer, cercare attraverso una campagna social di parlare ai ragazzi e ragazze della propria età, attraverso Facebook, Instagram, anzi Facebook lo ritiro indietro perché Facebook non lo usano più. Gli adolescenti non lo usano. Mi è capitato recentemente nell'ambito del Festival delle Scuole, che vede proprio protagonisti le scuole secondarie di secondo grado, di fare dei piccoli sondaggi, chiedere allora quanti di voi hanno Facebook in gruppi da 20, 1/2, cioè quindi subito ho detto va bene, grazie. Quanti di voi hanno Instagram? Ecco, Instagram al momento è quello più utilizzato, nonostante si possa pensare, almeno per quello che ho avuto modo di vedere io dalla mia esperienza, nonostante si possa pensare che TikTok è in cima alle classifiche, invece da quelle persone che ho avuto modo di conoscere io, Instagram lo supera di un pochettino. E quindi come parlare attraverso questi canali social? Che linguaggio utilizzare? Ma non solo linguaggio scritto, ma anche parlato, video, perché poi si tratta di questo. Oggi la comunicazione passa tantissimo attraverso video e foto. Quindi, dopo una prima parte di conoscenza, attraverso l'aiuto del teatro e della creatività, perché foto e video passano necessariamente dalla creatività, andremo ad esplorare gli strumenti della comunicazione e a costruire questa campagna social per arrivare appunto a dei piccoli video che possano raccontare a coetanei che cos'è il mondo del lavoro oggi, come potersi rapportare adesso e come relazionarsi adesso. E questo appunto lo faremo grazie all'aiuto della CISL per tutto quello che riguarda i temi del lavoro. Noi come Teatro dell'Argine ci occuperemo di percorsi teatrali e di comunicazione, perché la comunicazione va di pari passo con il teatro. Il teatro è uno strumento di condivisione e comunicazione, quindi sembrerà strano, ma in realtà sono molto vicini tra loro. E quindi cercheremo un po' di portare avanti questo tema assolutamente sentito. E ringrazio anche Emil Banca per averci permesso insieme a CISL di appunto imbarcarci in questa nuova avventura che ci permetterà di conoscere ragazzi e ragazzi giovanissimi su un tema così importante per il loro futuro. Grazie, grazie Jessica. Allora Alessandro, spiegaci qual è il ruolo di Emil Banca e come mai troviamo anche voi all'interno di questo percorso. Buonasera a tutte e tutti, io sono Alessandro Ferrari di Emil Banca e sono qua come delegato giovane insieme ad altri colleghi. E, non sono il bancario classico, nel senso che io lavoro al progetto MAG, che è un progetto di restituzione al territorio che Emil Banca ha realizzato per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese. Quindi al suo interno la banca ha portato sia l'ufficio del terzo, che segue tutto il mondo del terzo settore, tutto l'ufficio sull'innovazione e le start-up, quindi unendo un po' questi due mondi si cerca di dare un occhio al futuro, ma più che altro anche al presente. Come è stato detto durante l'introduzione, quando si parla di giovani non bisogna pensare che i giovani siano il futuro, perché i giovani sono il presente, perché adesso anche a 20 anni, a 30 anni, 35, 40 anni veniamo ancora considerati giovani, ma in realtà i giovani non sono più così giovani. Comunque, ci capita spesso di incontrare nuovi imprenditori, anche appena ventenni, appunto usciti dal percorso scolastico, che hanno magari tante idee, tante capacità anche tecniche verticali molto elevate, ma spesso si scontrano quando entrano nel mondo del lavoro e quando le cose si fanno sul serio, diciamo, quando bisogna iniziare a presentare dei piani finanziari, render conto di tutte le entrate e le uscite. E purtroppo si sa bene che anche nel mondo delle start-up circa 9 su 10 entro pochi anni fanno una brutta fine. Quindi quello che cerchiamo di fare già da tempo come banca sono progetti di alfabetizzazione finanziaria, partendo anche ancora prima dei 20 anni, quindi proprio nelle scuole. Ci sono i colleghi del terzo settore appunto che fanno delle lezioni, perché poi spesso c'è anche questa un po' paura di affrontare le banche, paura di scontrarsi con dei mondi troppo sconosciuti, troppo lontani da noi, anche il mondo della finanza, che ci sembrano oscuri e lontani. Quindi MAG, il progetto MAG è anche un po' un ponte fra le banche e il mondo del lavoro e dei giovani che escono dalle scuole con delle intenzioni di avviare una propria attività.
Quindi oltre a questo è importante fare divulgazione, perché una crescita economica del territorio ci sarà se gli imprenditori sono consapevoli. Bisogna tener conto sempre di più fattori, quindi non solo economici, ma sempre più. E per fortuna vedo nella mia generazione, in quelle ancora dopo la mia, tanto attaccamento verso alcuni valori, quindi sulla sociali e ambientali. Quindi non basta più tener conto solo degli aspetti economici, ma anche appunto avere un certo impatto di tipo ambientale, sociale e culturale. Quindi anche in questo caso anche tutto il mondo del teatro, della cultura, della comunicazione aiuta tanto ed è sempre più importante. Quindi noi come Milbank siamo contenti di essere stati invitati e far parte di questo progetto. E niente, dopo, anche durante l'aperitivo, saremo a disposizione per qualsiasi cosa. Grazie Alessandro. Allora, innanzitutto io voglio ringraziare le scuole che hanno iniziato a darci disponibilità, altre probabilmente arriveranno. Qui oggi abbiamo la professoressa Carretta per l'Istituto Matteucci di Forlì, guardando alla Romagna, guardando all'Emilia, l'istituto è il Meucci, e abbiamo il professor Amorati quindi per l'Istituto di Carpi. Le Aldini Valeriani, vero Jessica, portano i loro saluti, non siamo riusciti a coinvolgerle fisicamente, ma insomma due su tre di questi tempi, no? Già non è male come risultato. Bene, Assessore Colla, tema dell'orientamento, il tema delle scuole, il tema soprattutto di una risposta che inizia ad arrivare dal basso, dalla società civile che si organizza e che si mette al fianco delle istituzioni su questo fronte. Voglio dire, puro stile emiliano-romagnolo, non sbaglio? Perfetto, quando la società partecipa e si organizza, ottimo. Lasciatemi ringraziare, bellissima questa iniziativa, quindi voglio ringraziare Filippo, il gruppo dirigente della CISL, è veramente un'innovazione. E poi mi fa molto piacere la marca, ma una Emilbank è una banca cooperativa. Sono stato a visitare il luogo dove c'è il laboratorio, la startup, il luogo anche di aggregazione. Mag, spazio bellissimo rigenerato. Bellissimo, sono andato a visitarlo col presidente. E poi ovviamente l'altro pezzo, la cultura. Vedete, la cultura ha sempre messo al centro, ha sempre aiutato il lavoro, abbiamo sempre scritto nella storia, scritto, abbiamo fotografato, abbiamo rappresentato nel teatro, nel cinema. Tra l'altro siamo usciti proprio adesso, non lo dico per marketing, ma con un bando proprio legato alla formazione dei lavoratori della cultura, dello spettacolo, del teatro, del cinema, perché pensiamo che quei luoghi siano fondamentali per far crescere la coesione di una città, ma anche ovviamente il sapere, la consapevolezza, ma anche a volte la critica, che è sempre fondamentale. Quindi bene questa operazione di Amalgama, e ovviamente per quanto ci riguarda io ho avuto la commessa applicativa, perché poi il presidente Bonaccini, che insieme al vicepresidente, che hanno fatto la presentazione, quindi io ho la responsabilità di una commessa applicativa, ma la faccio con molto piacere. E devo dire che questa cosa, poi ovviamente il motore qual è? Avere delle scuole disponibili. Quindi ringrazio veramente i professori, il gruppo dirigente della scuola, ma poi il motore sono quegli studenti dentro in quell'aula, ma i delegati come te. Cioè la gente, vuol dire, che partecipa nell'organizzazione sindacale, che si mette a disposizione a un progetto di trade union di questa portata. Quindi i giovani lavoratori vanno a spiegare, guardate che il mondo quando uscite è più efficace che se glielo spiego io, perché hanno più sintonia, quindi hanno quel linguaggio. Io sono fermo, sono rovinato, allora se è così. Sì, esatto, posso solo quello. E quindi questo linguaggio non è una banalità, cioè c'è come un sentirsi alla pari, c'è il sentimento alla pari, togli la soggezione che a volte anche noi mettiamo in relazioni, in sintonia con i ragazzi. E voglio seguire con attenzione questa cosa, anche il suo dispiegamento, no? Vedere anche come va. Quindi chiedo a Filippo, vuol dire, ragioniamoci su insieme se possiamo fare anche delle cose per allargare un progetto così, mi farebbe piacere, e poi dico cosa possiamo fare noi. Guardate, il tema che avete messo lì, orientamento, competenza, creatività, è perfetto.
lì si gioca la partita. Vedete, questa regione dal punto di vista dello sviluppo è una regione che sta nel mondo, non abbiamo problemi, abbiamo delle imprese eccezionali, lì vuol dire ci siamo. Mentre invece, pur avendo delle imprese così, abbiamo bisogno di fare la ricucitura. Abbiamo bisogno di fare quella ricucitura tra richiesta di un'impresa e ovviamente la risposta a quella richiesta dell'impresa. Lì dobbiamo ricucire. Non è una banalità questa cosa. Anche perché io penso che ci sia una velocità in questa tecnologia per quello che i giovani oggi, che si dice futuro, quella tecnologia la sanno utilizzare loro, se non li prendiamo subito, quella tecnologia ci sovrasta e crea la bolla della povertà. Se io parlo di digitalizzazione, io rispetto a loro, una ciofeca. E mentre invece qui siamo con i ragazzi dell'era digitale che, se sono in grado loro di gestire quella tecnologia, sono in grado anche di governarla, di tramutarla in un luogo di lavoro, ma di gestirla e di creare lavoro. E se non siamo in grado di fare questa operazione, si crea quella bolla, come vi ho detto, di lavoro povero, di imprese povere che hanno l'analfabetismo dell'innovazione. Secondo, l'altro grande tratto, secondo me, innovativo che voi andrete a dire a quei ragazzi, sono sicuro, ma anche quei ragazzi a voi, che vi diranno: ma che mondo vogliamo sostenibile? E quindi in questo tratto della sostenibilità si gioca la partita anche del lavoro. Perché io, che sono un po' cultura industrialista, quindi invece qui ve lo dico, guardate che passare qui in questa regione da un motore scoppio, un motore elettrico, un motore idrogeno non è un pranzo di gala. Perché passare da un carburatore a un cambio, a una batteria, a un inverter, vuol dire che lì dentro ci sono migliaia di posti di lavoro che devo ibridare, devo far entrare con quella cultura, gli devo dire dove devo andare, li devo formare, perché altrimenti i green non li facciamo. Lì i giovani giocano la partita di riprendersi anche la sostenibilità del mondo, cosa che oggi non abbiamo. Se non cambiamo quel modello, guardate oggi, con questa siccità andiamo tutti dentro un vortice che non va bene. Ma tenere insieme sostenibilità e lavoro è la cifra della nuova discussione, perché se dico solo sostenibilità e non creo lavoro, ho la cesura, non regge, diventa il rischio che diventa per alcuni giardinaggio, non la qualità di una traiettoria. E in questo l'ultimo trittico, poi vi dico perché vi ho detto questo trittico, faremo il più grande investimento, Filippo lo sa, io sono sul messaggio della CISL, un patto sulle competenze, sui saperi, sull'intelligenza anche delle mani. L'intelligenza delle mani, diceva Tullio De Mauro, che è uno dei più grandi linguisti, quindi lui se ne intendeva, quindi poteva dire, no? Ci poteva raccontare, Platone, Aristotele, l'intelligenza delle mani, incredibile. E noi faremo il più grande investimento, l'abbiamo chiamato New Deal dei saperi, delle competenze, dell'intelligenza delle mani, perché se là in Europa hanno detto Green New Deal, quel Green New Deal non lo facciamo se non abbiamo la possibilità di fare il più grande investimento nelle teste. Le teste sono fondamentali, lo dico sempre anche alle associazioni territoriali: per fare un buon manufatto serve prima la testa, per fare la buona ricerca serve prima la testa, se non abbiamo la materia prima non facciamo niente. Quindi quell'investimento è strategico, allora dobbiamo dirci alcune verità. Vedete, com'è fatto il nostro mercato del lavoro? Tu che lo studi, adesso io ti dico, poi tu mi dici se ho ragione, ma mi devi dire la verità. Vediamo se passa, bravo, assessore. Vedi? Io penso che abbiamo un mercato del lavoro che è gestito così, un po' familistico, un po' parentale, non è un giudizio, è una constatazione, poi ha funzionato, un po' amicale, nel senso vado là perché ci va anche il mio amico, un po' anche baronale. Io penso che quel modello non regga più. Rispetto alla velocità e rispetto al bisogno che hanno i giovani di dirgli la verità rispetto al loro percorso. E allora noi dobbiamo fare il più grande investimento nell'orientamento. Ci sarà un motivo del perché in Germania, non è che io voglio il modello della Germania, teniamoci i modelli che riusciamo a fare noi, ma se investono 10-15 volte molto più di noi sull'orientamento, vuol dire che l'orientamento è un rapporto diretto da partire dalle medie in poi anche dentro le scuole professionali, poi l'università, che io a questi ragazzi devo dire la verità, guarda che se in questa regione vai in quella direzione, ti sono in grado di darti un lavoro dignitoso, poi decidi tu, ci mancherebbe, ma se vai dall'altra parte sei più in difficoltà. E quindi se io ti dico ITS, magari sembra clandestino, ma io se dico ITS, se un ragazzo entra nell'ITS, io so che il 95% trova da lavorare.
E se io dico FTS, che sono sigle, so che trovo da lavorare. Se io dico apprendistato di qualità perché trovo un'impresa che capisce il percorso, io sono certo che in questo trovo un lavoro dignitoso. L'orientamento diventa la cifra della nuova discussione per dire la verità ai nostri ragazzi e alle ragazze su qual è la morfologia e le opportunità che avremo in questa regione. Noi faremo un investimento molto forte lì, anche con i centri per l'impiego. Ho fatto una riunione oggi con tutti i dirigenti perché c'è una novità. Uno dice gol, pensa un gol in porta. No, è garanzia, orientamento al lavoro. Per la prima volta questo paese ha fatto un investimento senza precedente sulle politiche attive. Ha messo 5 miliardi, paese strano, Niente 5 miliardi. ITS, 80 milioni, 1 miliardo e mezzo. Bene, Però data la dimensione, no? Noi andiamo a strappi, non andiamo a progettazione. E però, è così. E però in questa operazione, se io dico gol, ci giochiamo le politiche attive, che vuol dire la personalizzazione sulla persona del loro bisogno. Non più a pioggia tutti uguali, non siamo tutti uguali. Perché tu puoi andare all'università e te lo devo dire, sei bravo, ti voglio aiutare, vai all'università, non andare dentro subito adesso, ti aiutiamo a studiare, ti diamo la formazione, ti diamo un percorso. E quindi quella garanzia, orientamento lavoro, ho detto ai centri per l'impiego, vedete, fate tante cose, ma non sanno quello che fate, vi vedono un po' come dei burocrati. Uscite, andate a prendere la comunità, andate a prendere il sindaco, andate a prendere le associazioni, andate a prendere le imprese, andate a prendere i soggetti di rappresentanza e ditegli quello che state facendo. Andate a prendere come voi, andate a prendere questo progetto, vivetelo. Dirlo è più semplice che farlo. Noi però, stiamo incominciando a provare a farlo. Andate a riprendere anche voi. Però insomma, se lo iniziamo a dirlo, poi qualcosa succede. Perché politiche attive? Ho concluso. L'altro punto, se guardiamo il nostro paese, come l'abbiamo gestito? Anch'io l'ho fatto in un'altra veste. Anche lui. Discutevamo molto, tuttora, poi va benissimo, molto di cassa integrazione, molto di pensioni, ma il corpaccione centrale, che era il trade union tra l'orientamento, le competenze e il lavoro, c'era un vuoto evidente di culture e di modalità, anche delle organizzazioni. Dobbiamo recuperare quel gap, perché noi a demografia piatta, con un lavoratore, un pensionato, se non sono in grado di creare il nuovo valore aggiunto senza perdere uno di questi ragazzi, non ci regge l'UEFA. E la demografia piatta, la natalità non è di destra o di sinistra, è la nuova cifra della discussione, del nuovo sentimento sociale che noi dobbiamo dare. E permettetemi, siccome tra questi ragazzi e ragazze ci sono sempre anche figure che arrivano da altri luoghi, anche il tema della migrazione, e basta discuterlo tra buonismo e militarismo. Abbiamo bisogno di una nuova idea di accoglienza progettata, programmata, di qualità. Non mi direte che la Merkel, quando ha fatto entrare 700.000 siriani, era solo cordone umanitario. Sì, certo, è una statista. Aveva capito che il suo modello economico non gli reggeva. Li faceva entrare, gli dava una casa, gli dava la sanità, gli diceva vai a lavorare là, occhio, fai il bravo però. E quindi guardate che questa è la nuova discussione anche per far reggere il nostro sistema. Proviamo a dialogare con loro. Io voglio farlo, mi piace moltissimo dialogare con i giovani, anche perché è bene lasciare loro, noi dobbiamo andare a casa. Lasciamo loro, devo dire, la dirigenza, ci mancherebbe, hanno tutta la qualità per farlo. Mandateci a casa, ma sappiate dire la verità sempre a chiunque. Questa è la condizione migliore per mandarci a casa. Grazie. Grazie, assessore. Mi viene da pensare quanto sia ristretto il perimetro del termine politiche giovanili. Quando noi diciamo politiche giovanili, ma in realtà è qualunque politica lungimirante non può che pensare alle nuove generazioni. Io lì leggo l'agenda 2030, che non è che una creazione di premesse per agende che guardano ancora più in là, 2050, 2070, è che lo sguardo lungo guarda lì. Il tema è che ancora siamo troppo abituati a politiche di corto raggio, per questo non vediamo forse tutta l'estensione, l'estendersi anche delle opportunità. Io credo che per suscitare partecipazione, Rina Mingozzi,
questa sia la chiave. Io guardo lei in particolare perché ci racconta in via assolutamente esclusiva che cosa sarà dell'edizione 2.0 di UTS, che parte a breve, insomma da qualche mese, siamo alle fasi organizzative, e da cui questo progetto, che poi la CISL aveva nel cassetto da un po', origina, per cui origina proprio da quelle relazioni, da quella partecipazione di qualità, da quegli oltre 2000 ragazze e ragazzi che si sono ritrovati, che hanno discusso, che hanno voluto fare politica nel senso più, come dire, più primigenio del termine. Prego Marina. Grazie Filippo, grazie. Parlare dopo l'assessore Colla non è facile. Filippo è segretario generale, ogni tanto mi confondono, ma non vorrei che pensasse che ci sono tentativi di scalata, per cui, esatto, è la seconda volta, per cui. Allora, cercherò di essere all'altezza, perché secondo me lei ha già detto tutto. Abbiamo fatto questo percorso, ci siamo conosciuti io e lui insieme durante le tappe della carovana. Cosa ha cercato di fare la Regione? Perché se non diciamo cosa è stato il pre, non si può capire cosa facciamo oggi. Ci siamo messi in un'ottica di ascolto. Non è facile per una pubblica amministrazione così grande come la Regione, così complessa, decidere di mettersi in carovana e andare in giro, ma in un'ottica di accountability, cioè mi metto qua e porto, ragiono con gruppi di giovani da Piacenza a Rimini di come sono le politiche e che impatto hanno e cosa tu mi dici delle politiche che normalmente senti molto lontane. Quindi abbiamo fatto quasi 15 tappe in giro per il territorio, incontrando, come dicevamo prima, più di 2500 ragazzi e abbiamo raccolto quello che loro pensano, cosa provavano. Abbiamo discusso di sanità, di sociale, di urbanistica, di lavoro, di diritti, di aree decentrate, cioè è stato, come dire, un pacchetto abbastanza impegnativo che poi abbiamo portato al Presidente Bonaccini. Il Presidente Bonaccini ha messo in fila un po' il cosiddetto decalogo delle idee, che erano 10-12 proposte che venivano fuori da questo percorso. Proposte concrete, cioè ci hanno chiesto più psicologo, sembra una banalità, dopo la pandemia i ragazzi universitari, i ragazzi di servizio civile ci hanno detto noi siamo in difficoltà, a 80 euro alla botta non regge che noi, cioè non sono qua che mi ammazzo, ma sono in un periodo di grande fatica emotiva. Quindi l'assessore Donini che cosa ha fatto? Ha potenziato il fondo nelle case della salute perché i ragazzi del territorio potessero avere dei servizi più flessibili e altri 10 punti. Siamo arrivati con la vicepresidente a raccogliere un'istanza importante che era mettere in piedi un bando rivolto ai giovani, a giovani gruppi informali che uscirà ora e che ci hanno chiesto nel percorso scorso, un bando a 360 gradi per progetti in particolare nelle aree decentrate, perché il tema dei territori decentrati è particolarmente importante, e questo sarà l'officina di Youth, cioè un bando che uscirà nel mese di luglio dove potranno partecipare ragazzi, gruppi informali per fare progetti per il loro territorio. La carovana partirà la prossima settimana a Montesole, saremo in montagna, saremo in un territorio che ha dei bisogni precisi, all'interno di un tema che è la memoria, che è il green, questo ci hanno chiesto, e quindi partiremo, finiremo in queste tappe della carovana presumibilmente nel mese di novembre con un discorso di dove porteremo al Presidente cosa i giovani pensano delle politiche attualmente in corso, le politiche di strategia da qui a fine mandato. Ecco, questo è il percorso Youth, ma devo dire personalmente che quello che è scaturito dal percorso della CISL per me è eccezionale. Scusate, perché voglio dire, ci siamo trovati con lui ha ragionato con i ragazzi del Teatro dell'Argine, voi vi siete messi in discussione, avete coinvolto Milbanca, avete dato, cioè avete secondo me innovato una struttura che, come dire, il sindacato si porta dietro una storia, ma mettendovi in gioco, io credo che questo sarà un progetto che darà davvero ottimi risultati. Grazie che ci avete chiamato. Grazie Marina Mingotti.
Allora, noi abbiamo dato la possibilità di prenotare degli interventi e ne abbiamo due nostri da parte sindacale. Prima però partirei, siamo nel cuore dell'Università di Bologna e abbiamo due collettivi universitari che avrebbero voluto essere qui. Evidentemente il richiamo del mare, delle vacanze, delle ferie a un certo punto si fa sentire, però hanno fatto un video, hanno fatto due video. Il collettivo è Visionary, quello che ha sede a un hub qui a Bologna, un collettivo che nasce a Torino, e poi c'è Università 21 che nasce all'interno di Università di Modena e Reggio, ma inizia a guardare sempre più anche all'Ateneo di Bologna. Allora io partirei da Università 21, se Daniele fa partire il video, così sentiamo che cosa hanno da dirci e poi procediamo. Se aumentiamo il volume. L'associazione Università 21 nasce a Reggio Emilia nel 2015 e permette a ragazzi con disabilità intellettive che hanno terminato il loro percorso di scuola superiore e non sono in possesso di un diploma di frequentare quelli che sono gli spazi e la vita universitaria che altrimenti sarebbe loro negato. Il progetto è un progetto unico nel suo genere, non esistono esperienze simili in Italia ed è nato grazie all'esperienza di Loretta Melli, oggi presidente dell'associazione, insieme al figlio Jacopo Vandelli, un ragazzo con sindrome di Down. Gli studenti di Università 21 possono fare un percorso parallelo a quello degli studenti regolarmente iscritti grazie a una convenzione che è stata stipulata con Unimore, l'Università di Modena e Reggio, il Comune e il Servizio Handicap Adulti. Un percorso che è sicuramente un percorso di studi, di conoscenze, ma anche di formazione in quello che è il loro percorso verso l'età adulta. Mi sembra ora però importante che siano proprio i ragazzi, attraverso la loro voce, il loro racconto, a dire che cos'è per loro questa realtà e questo progetto. L'Università 21 per me è una possibilità di conoscere amici. Università 21 è un percorso di una opportunità che mi può portare avanti nella vita. L'università è un posto, non è un posto solo dove si studia, ma anche un posto dove si conoscono molte persone e anche la scoperta di molte sorprese. Ha permesso un legame forte con i miei compagni e mi ha permesso conoscere gente nuova. Avere da Baidi un futuro migliore. È un posto dove si studia tantissime materie nuove, si fanno anche molte amicizie e per di più si fa anche molto amicizia con i professori. Per me la Università 21 è la famiglia, è la casa e tutti noi possiamo vivere in questa grande casa, in questa grande famiglia. Ecco, e io vedrei di vedere subito anche il messaggio di Visionary, che ha valori vicini, che si occupa anche di tematiche molto vicine a quelle che abbiamo visto. Università 21 hanno stilato un bellissimo manifesto per chi volesse cercarlo online. Prego Daniele. Ciao a tutti, sono Nadia e faccio parte di Visionary Bologna, uno dei 12 hub di Visionary, un movimento di giovani dai 18 ai 35 anni che cercano di rendersi protagonisti del futuro e del cambiamento che ci spetta. Riguardo al tema dell'università, noi di Visionary pensiamo che in Emilia-Romagna l'università sia un servizio ben fornito che ci invidiano da tutta Italia. Tuttavia, pensiamo che ci siano dei problemi a riguardo da risolvere. Innanzitutto si dovrebbe riuscire ad abbassare il costo degli affitti che devono sostenere gli studenti universitari fuori sede. E questo si tratterebbe, oltre che un gesto di aiuto nei loro confronti, più che meritato, anche di un investimento. Infatti sarebbe un modo per incentivarli a iscriversi nelle nostre università. Inoltre si dovrebbero incentivare le università a collaborare e interagire maggiormente con il mondo del lavoro.
Infatti, purtroppo temiamo che una parte importante di competenze acquisite con il percorso universitario non corrisponda con le competenze richieste dal mondo del lavoro, e questo indirettamente fa diminuire le iscrizioni all'università, che sono già in drastico calo. Infatti, secondo quanto denunciato dall'anagrafe ANS del Ministero dell'Università, in Italia stiamo assistendo ad un allarmante calo di circa 10.000 nuovi iscritti al primo anno di corsi di studi accademici. Riguardo all'impegno civile, infine, pensiamo che l'attivismo sia fondamentale per sperare e o costruire un futuro più equo e che venga più incontro alle nostre esigenze. Anche alla nostra Nadia. Allora, queste sono tutte potenziali partnership per il futuro, gruppi, organizzazioni che hanno voglia di parlare di questi temi, voglio dire, come lasciarsele sfuggire, no? Ci vorrebbe qualcuno davvero di miope. Io adesso vi guardo, vi conosco quasi tutti perché vi ho invitati io, per cui e quindi vedo l'arte e la cultura, vedo l'impegno civile, vedo l'introspezione, che è uno dei temi anche fondamentali per fare delle scelte. Qui guardo Francesca Cavallini, come potrei fare diversamente, per scegliere bene, voglio dire, conoscere se stessi e conoscere ciò che ci circonda. Per cui noi vi invitiamo a farvi avanti, perché Spazio Lavoro è un progetto ampio che guarda IAL, Daniele, che guarda quindi al mondo della formazione, che guarda anche a Sportello Lavoro, che è uno dei nostri servizi diffuso sul territorio e che cerca partnership, come questa volta con Emilbanca e con Teatro dell'Argine, guardando al mondo delle scuole. Allora, io ho ancora due interventi prenotati, prego celerità perché abbiamo tutto il buffet che ci aspetta, per cui partirei da Alberto Soffritti, che tra l'altro mi ha accompagnato durante quasi tutto Youth. Prego Alberto. Grazie Lorenzo, non so come ti sia venuto in mente di far parlare noi sindacalisti per ultimi dopo il ben di Dio che hanno detto loro, ma vabbè. Allora, anche perché non posso che rimarcare quanto, infatti mi fa piacere veramente aver capito come si è evoluto, come si è arrivati a mettere sul campo Youth, perché è stata un'esperienza fantastica. Rubo la definizione prima di Jessica, che diceva, non so se sia un gergo teatrale, ha rotto la frontalità, nel senso che io, nella mia esperienza di sindacalista quotidiano, sono iper pragmatico, cioè le problematiche che gestisco, i livelli di responsabilità che ho, le dinamiche collettive, individuali che seguo, mi obbligano a essere molto, molto pragmatico, realista e mettere in campo soluzioni chiaramente concretissime. E addirittura, quando noi ci stavamo preparando come CISL al primo incontro di Youth, che avevamo fatto una mega video call con tutti, io feci un intervento e sbagliai completamente, perché in questo intervento feci un ragionamento simile al ragazzo di Emilbanca, dove dicevo: signori, la gioventù, i giovani non sono più una categoria anagrafica, sono una categoria di stile di vita, sociale. Quindi, quando la persona si interessa e ha problematiche sui temi che tratto io, non è più un giovane, è un adulto. Ok, cosa sbagliata, perché forse la mia visione era limitata, non lo so, però l'esperienza di Youth mi ha dato modo di mettermi in cerchio con dei giovani, dalle scuole superiori all'università, a settori trasversali più disparati, e quello che è emerso mi ricorda un po' questi poster che sono qua a sinistra, cioè cose davvero concrete in un'ottica di volontà con tanta creatività dentro. E lì ho capito, ho detto: cavolo, no, mi sono sbagliato, cioè qua in realtà io riesco a stimolare il loro dibattito, loro stimolano il mio e siamo una cosa sola. Quindi, dove ci ritroviamo noi iper pragmatici che dobbiamo mettere a terra? Parlo del mio ruolo, poi, che sono sindacalista che vado nelle aziende, non chi ha ruoli più elevati deve fare programmi e avere idee di un altro livello. E lì comunque siamo riusciti a stimolarci a vicenda e far emergere qualcosa. Io sono uscito arricchito e ho capito che noi ci ritroviamo, facendo il giro, in quello che possiamo chiamare attivismo, in quello che prima veniva chiamato in questo modo, mi sembra di capire. E perché? Perché, cavolo, noi non possiamo non avere un'idea di futuro. Non possiamo più permetterci di non interessarci a come sarà il nostro futuro in ogni aspetto.
perché fino a ieri forse il benessere si dava l'illusione di questo. Credo che da oggi, da ieri, da domani le cose cambieranno e siamo chiamati assolutamente a fare questo. E io spero che quello spirito di assenza addirittura della barriera, cioè tra di noi, sia portato avanti nelle iniziative in cui Lorenzo fa da collante a questa amalgama, che è fantastico, bisogna che ci sia qualcuno che tenga le redini, perché veramente è un qualcosa che si sta evolvendo in maniera molto interessante e inaspettata. Quindi grazie. Grazie Alberto. E c'è anche Riccardo Fazioli per la Fistel, che tra l'altro viene da un'esperienza splendida, perché lavori alle Deoniane, vero, casa editrice, si era temuto il fallimento, salvata in corner, e quindi non solo un grande passato, un grande futuro adesso. Speriamo, perché insomma ci stiamo a vedere adesso. No, siamo fiduciosi. Mi chiamo Riccardo Fazioli, appunto sono referente Under 35 della Fistel CISL, seguiamo quindi le telecomunicazioni, per chi non lo sapesse, seguiamo le telecomunicazioni, lo spettacolo e l'informazione. Mi ha detto prima Lorenzo, devi essere telegrafico, sarò telegrafico assolutamente. La pressione è tutta del buffet, non mia, cioè, è proprio questo che... quindi incentrare un attimo l'intervento sul fatto che penso sia importante che i giovani capiscano il ruolo del sindacato e quanto questo possa lavorare per il loro futuro, e penso lo possa fare soltanto se il sindacato ascolta e si confronta con i giovani, con i ragazzi, con le ragazze delle scuole e anche del mondo dell'università, ma anche del mondo sicuramente del lavoro, perché qui abbiamo anche dell'RSU molto giovani, l'amico Fabio che ha concluso un accordo di secondo livello in una multinazionale che è qui sul territorio da più di 30 anni, ecco, il lavoro di questo ragazzo, di ragazzi come lui, sono fondamentali. La partecipazione anche dei ragazzi e delle ragazze che abbiamo visto anche in questo video proiettato poco fa, ci fa capire che i ragazzi hanno voglia di partecipare, che i ragazzi magari non seguono il filone politico direttamente, ma magari si occupano di politica rispetto a certe tematiche come l'integrazione, come l'inclusione sociale, come le politiche anche universitarie. E quindi concludo dicendo che, ribadendo questo, il ruolo del sindacato come interlocutore nell'orientamento sicuramente, perché è un ragazzo che esce da scuola o esce dall'università, adesso qua siamo fortunati, comunque all'Unibo ci sono dei percorsi che danno una mano per orientare i ragazzi e le ragazze, però comunque sia, come diceva anche l'assessore, cioè adesso il lavoro si trova anche grazie soprattutto magari alle conoscenze interpersonali, e un mondo del lavoro che deve funzionare, quindi il fatto anche lì di colmare quel gap, quel bacino di occupazione che le aziende non riescono a trovare, è che è fondamentale avere dei servizi per l'impiego efficienti che sappiano guidare i ragazzi e le ragazze. Grazie. E anche noi con il nostro sportello lavoro, che è una parte importante di spazio lavoro, sì, grazie mille Riccardo, facciamo la nostra parte. Dunque, non ci resta che il buffet, per cui consegniamoci adesso, mischiamoci, facciamo quell'amalgama che ci diceva l'assessore Colla. Ma voglio ringraziare veramente la CISA, che è un progetto innovativo, nuovo, e ha un'idea che tiene insieme un'amalgama eccezionale. Prendere una banca, che è anche una cooperativa, prendere il teatro, prendere delle scuole e prendere dei delegati che sono sui posti di lavoro ma che fanno sindacato, è veramente un'operazione bellissima. Quindi questi giovani delegati che entrano nelle scuole e quindi vanno in sintonia con i bisogni, con anche le domande, e che poi però deve sfociare in un progetto di consapevolezza, di orientamento, di dire la verità
al cosa c'è fuori dalla scuola. Abbiamo bisogno di dire delle verità e anche di accompagnare questi ragazzi e ragazze, evitare che sia solo un mercato del lavoro un po' familistico, parentale. Non è un giudizio, è una constatazione, mentre invece l'orientamento diventerà, l'orientamento di qualità, una delle cose fondamentali. E nel vostro dialogo fate orientamento e fate consapevolezza. Molto bello il progetto. Grazie mille, assessore.